Sono tante le attività svolte nel 2016 dalla Commissione Affari Generali del Comune di Gela e tante altre sono in agenda per l'anno che è appena cominciato. È quanto emerso questa mattina durante l'incontro che si è avuto con i cronisti nella sala dei gruppi consiliari. Obiettivi raggiunti con grande impegno, identico impegno che sarà messo in campo per le altre iniziative in calendario. Abbiamo trattato una serie di regolamenti, tra cui diciamo, il gonfalone, il regolamento cimiteriale, l'affidamento degli ortobani, dei beni confiscati alla mafia, la figura del nonno vigile, la presenza dell'ispettore ambientale, la videosorveglianza, sono una serie di regolamenti che presto arriveranno in consiglio comunale, quindi aspettiamo con ansia l'approvazione di tutti questi regolamenti. La Commissione ha potuto presentare alla nostra città tutti i lavori svolti fino ad oggi, tutti i programmi e progetti che riguardano appunto i regolamenti che riguardano la nostra città. Sono stati affrontati appunto con grande partecipazione, non solo da parte della Commissione, ma di tutte le persone che sono state chiamate per poter dire la loro. Appunto, possiamo dire che la nostra Commissione è una Commissione partecipativa, non solo da parte dei propri componenti, ma da parte anche di altri organi appunto della città e non solo da parte della nostra amministrazione. Mi piace ricordare che per quanto riguarda il regolamento delle micro e piccole imprese sono intervenuti tutti gli operatori economici della nostra città per gli incarichi legali, abbiamo ascoltato gli ordini degli avvocati per i sedimi stradali, ad esempio abbiamo ascoltato parte appunto la GELAS e altri operatori che si occupano di questa materia. Quindi siamo lieti veramente per tutto quello che abbiamo fatto e molto di più faremo in quest'anno per la nostra città e per il bene appunto della nostra città. Il presidente della Commissione Affari Generali, Giuseppe Guastella. Questa commissione ad oggi si pregia di aver appunto rilasciato diversi pareri in merito a numerosi regolamenti, ha sentito diverse associazioni di categoria e cittadini sia liberi che associati per appunto cercare di portare avanti delle iniziative di interesse appunto popolare. È importante parlare appunto di un regolamento che da poco è stato appunto redatto in collaborazione con l'amministrazione comunale, il regolamento sugli incarichi legali, dove per la prima volta si apre appunto ai patrocinatori legali, insieme a tantissime altre novità, delle quali già abbiamo parlato negli scorsi giorni. Altri regolamenti ai quali questa commissione appunto ha partecipato a darne appunto parere è il regolamento sui beni confiscati alla criminalità organizzata, l'ispettore ambientale volontario, il regolamento sulle strisce blu e quant'altro.